Ciao amici di Alberà, quest'oggi ho montato il nuovo decespugliatore e lo voglio provare con il canneto che sta alle mie spalle, perché su questo terreno ci voglio fare un bell'orto e quindi devo eliminare quel canneto per far entrare più luce durante la stagione estiva. Quindi adesso lo testiamo per la prima volta. Questo è il decespugliatore a spalla di cui vi ho fatto vedere nel precedente video. E mettiamolo in moto, facciamo la prima accensione. Ho già provveduto a mettere olio e benzina. Adesso tiriamo l'aria. Ok, il decespugliatore è in moto, lo mettiamo in funzione. Vediamo subito come funziona e come va. Spalle messe. Ho montato una lama per tagliare il canneto. Ovviamente la lama non frantuma il canneto ma lo taglia, quindi dovrò poi spostarlo mano a mano col decespugliatore. E niente, vediamo subito come va e speriamo tutto bene.
Amici di Alberà, la mia prova termina qui. Come vedete alle mie spalle sono riuscito a eliminare il canneto. Ovviamente devo estirpare anche i tuberi all'interno del terreno se non voglio che ricresca. Però abbiamo testato questo decespugliatore che vi garantisco che è una bomba. E con un terzo dello sforzo sono riuscito a fare un lavoro anche abbastanza gravoso. E una considerazione: non so quanto consuma, poi faremo altri video e vi spiegherò esattamente quanto consuma il mio decespugliatore, ma sicuramente consuma poco, perché non ho rimesso la benzina neanche una volta, quindi sicuramente consuma molto meno di un altro decespugliatore. La lama che ho utilizzato è una lama semplice a 3, neanche a 4 né Alvidia, quindi figuriamoci cosa può fare con una lama Alvidia o una lama a 4. Con la lama a 3 il canneto per questo decespugliatore era burro, praticamente burro fuso. Ho lavorato in modo semplice e veloce. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifica. Noi ci vedremo presto con i prossimi video. Sotto il video lascio i commenti aperti, cercherò di rispondervi nel modo più celere possibile. Scrivetemi se avete dei dubbi, delle curiosità o delle critiche. Vi saluto, un abbraccio di cuore e alla prossima.